A 20 giorni dalla storica assemblea della BCC Montebruno Arrocinio per l'approvazione del miglior bilancio di sempre, la BCC ha organizzato una convention con tutti i dipendenti e con alcuni importanti ospiti. Perché questa iniziativa? Lo chiediamo al direttore generale Michele Albanese. Beh, costituito nella nostra banca, riunire un po' con tutti i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori per fare il punto della situazione, soprattutto per cercare di analizzare quelli che sono i dati che hanno portato a un brillante esercizio passato, ma soprattutto è necessariamente per riguardare il futuro. Insieme in delle location che poi vengono scelte veramente con attenzione da parte della segreteria, ci permettiamo il lusso, fra virgolette, di conoscerci meglio, di stare insieme, di condividere momenti anche di relax e di spensieratezza. È all'insegna di questi valori che sicuramente poi il lavoro viene meglio. Parlare di conoscenza, di consapevolezza, amore, passione e umiltà sono tutti temi che in un certo senso hanno caratterizzato la Convention 2024 che si è tenuta ad Alberobello. È stato un momento bello, è stato un momento molto significativo perché si è parlato, come dicevo, soprattutto di futuro, su quelle che sono le iniziative che la nostra banca dovrà necessariamente porre in essere nel prossimo esercizio. Si è parlato tanto di cambiamento, si è parlato di quel cambiamento indispensabile che vuoi o non vuoi lo devi accettare. E quindi, come in tutte le situazioni, come in tutte le aziende che si rispettano, anche noi stiamo pensando al nostro futuro, stiamo pensando al nostro cambiamento. Ecco, tema della convention era casse ruraliere, banche di credito cooperativo oggi, quali prospettive per il futuro? Andiamo con ordine. Casse ruraliere, banco di credito cooperativo oggi, che cosa è cambiato? Beh, è cambiato tanto, noi ricordiamole con tanta nostalgia anche, soprattutto quelli più anziani, che cos'era la Cassa Rurale di ieri. La Cassa Rurale di ieri era una banca fatta sicuramente di persone che conoscevano il territorio, che conoscevano la propria comunità e che si avvalevano di questi mezzi. Lo diciamo veramente con grande nostalgia perché purtroppo il presente e poi sicuramente l'essere banca di credito cooperative oggi è un poco differente, è un poco diverso da come lo abbiamo costruito questo modello e questo mondo. Oggi siamo in difficoltà nel senso che abbiamo dovuto aderire a quelle che sono le logiche della BCE, sicuramente alle indicazioni che ci vengono date dalla capogruppo e questo sta facendo diventare un mestiere sempre più difficile, al quale sicuramente noi ci dobbiamo adeguare. Ma quello che ci preoccupa in modo particolare, ci ha visto interrogarci, è stato proprio il futuro, su come sarà il futuro. Ecco, come sarà il Questo. futuro? Il futuro sicuramente dal punto di vista tecnico, oltre alle tante incertezze che ci saranno, non è il momento neppure di parlare di difficoltà, perché le difficoltà e le crisi arrivano perché poi bisogna superarle. Noi dobbiamo dire anche con orgoglio che siamo abituati a superare i momenti di difficoltà e anche quelli di crisi. Ma il futuro sicuramente ci dovrà vedere impegnati in un cambio di mentalità, quello di cercare di ringiovanire quello che è la compagine dell'impiegatizia, mettere elementi che siano stati scelti in modo con la meritocrazia di cui sempre noi abbiamo dimostrato attenzione. Il cambiamento è dato anche da avere la capacità di mettersi all'albero e capire che è arrivato il momento di cedere il testimone. Io ritengo che questo sia stato un messaggio molto forte, sviscerato anche nel corso della nostra convention, apprezzato dai nostri collaboratori, che hanno capito che oggi è arrivato il momento in cui noi abbiamo di una certa età e di una certa esperienza, dobbiamo mettere a disposizione delle persone l'esperienza, la saggezza. Ma non dobbiamo e non possiamo assolutamente invadere il campo altrui, dobbiamo dare spazio perché dobbiamo ammettere, e io lo sto cercando di farlo e di farlo capire anche agli altri, che i giovani sono bravi, sono molto più bravi di noi, hanno bisogno però di avere quella fiducia, di essere affidatari di un mondo che lo sentano loro. Noi sicuramente dobbiamo stare al loro lato, ma sicuramente li dobbiamo lasciare liberi di svolgere e di lavorare in un modo moderno, nuovo, che solo loro sanno fare. Quando l'Europa ha imposto le prime riforme al sistema bancario europeo, quindi anche italiano, era opinione diffusa che le grosse banche, anche straniere, avrebbero fagocitato le banche italiane, anche quelle medie, ma soprattutto avrebbero fagocitato le piccole banche, quali erano allora le casse rurali, poi le banche di credito cooperativo oggi. Ecco, com'è stato possibile questo miracolo? Con il cuore,
È solo il cuore che ti porta in un certo senso a essere differenti e diversi un poco in generale. Si possono cambiare tutti i sistemi di questo mondo, si può cambiare anche tipologie di banche, ma le banche di credito cooperativo riescono a mettere sempre in quello che fanno il proprio cuore, la passione, i valori, quelli che sono che è necessario nella vita quotidiana. Si parla spesso e in modo molto molto concreto di intelligenza artificiale. Sicuramente andiamo in un mondo in cui l'intelligenza artificiale avrà, diciamo, un peso molto importante, ma sicuramente non potrà cancellare quelli che sono i sentimenti, l'amore, i valori che ognuno di noi ha. E attraverso questi valori, attraverso questo passaggio indispensabile che noi dobbiamo mostrare la nostra diversità, solo così nessuna macchina mai potrà capire e sostituire i valori che vivono in ognuno di noi. È solo umano e quell'umano non si può cambiare con le macchine. Quindi le banche di credito cooperativo, finché resteranno sul territorio, finché si confronteranno con le proprie comunità, con le proprie persone, sarà difficile poterle sostituire. Alla convention di Alberobello erano presenti rappresentanti di banche aderenti a Banca Centrale. Ecco, possiamo dire quindi che la Montepruno si conferma leader per quanto riguarda il sud tra le banche di Cassa Centrale? Dobbiamo dire con orgoglio che abbiamo ricevuto questi segnali di attestazione e di stima da parte di queste banche di credito cooperativo che sono pervenute dalla Sicilia, dalla Puglia stessa, che ci hanno dato veramente grossa soddisfazione nell'intervenire e nel partecipare ai nostri lavori della convention. Dobbiamo ammettere con grande soddisfazione che la nostra banca è molto stimata nell'ambito degli organismi centrali di Cassa Centrale, senza escludere l'amministratore delegato Sandro Bolognesi, il presidente Giorgio Fracolossi, che sono persone che con noi hanno un rapporto ovviamente particolare, speciale, soprattutto fatta di umanità, fatta di quei valori che contraddistinguono il credito cooperativo. Quindi siamo veramente felici di averli avuti con noi, ma soprattutto perché dimostrano che ci stimano e essere riconosciuti tali, essere riconosciuti da persone che fanno tanti chilometri per venire a vivere un momento conviviale anche con te, questa è una grossissima soddisfazione che ripaga un poco i tanti sacrifici che abbiamo fatto fino ad oggi. Un'ultima domanda che dovrebbe essere prospettive, impegni per il futuro. Io invece la stravolgo e dico: quali soddisfazioni sono previste nell'immediato futuro? Le soddisfazioni sono tante, le soddisfazioni arrivano spesso da alcuni anni. Quest'anno è proprio di questi giorni, l'abbiamo reso noto anche nell'ultima convention dei nostri dipendenti, è il premio che andremo a ritirare il 2 di luglio a Milano, insieme al vice direttore generale e ai nostri collaboratori, che ci conferma ancora una volta di essere la migliore banca della Campania su analisi di Milano Finanza. Quindi è una bellissima soddisfazione che per il terzo anno ci vede presenti a Milano a ritirare questo premio. Altra bella soddisfazione è quella che il 3 luglio, poi il giorno successivo, saremo a Roma per presentare la prima del docufilm Chuck si gira, che rivede un poco quello che è stato, diciamo, il ruolo della fondazione in questo caso. Quindi la mattina del 3 avremo la conferenza stampa alla Camera dei Deputati, nel pomeriggio ci sarà la prima alla Casa del Cinema e ci saranno ospiti, tra cui i politici non solo, ma anche attori, anche persone dello spettacolo che in un certo senso hanno lavorato e contribuito alla realizzazione di questo lavoro, che ritengo importante perché valorizza e deve necessariamente valorizzare le zone interne, quelle zone che non si conoscono, quelle zone che tutti quanti ammiriamo, apprezziamo, ma che pochi poi riescono a raggiungere perché non conosciute.